una giornata per protestare in tutta Italia contro l'aumento della tassa di soggiorno imposto dal governo Berlusconi ed entrato in vigore il 30 gennaio di quest'anno. Questo è il Mutanda Day, una manifestazione in cui gli immigrati hanno deciso di mettersi simbolicamente in mutande per mostrare di non avere più niente da dare allo Stato. Abbiamo deciso di organizzare questa Mutanda Day contro le nuove tasse che il governo precedente, ovvero il governo Berlusconi, ha approvato con un decreto che impone ai cittadini immigrati ulteriori tasse per il rinnovo del permesso e carta di soggiorno e anche per il rilascio. La nuova tassa varia da 80 a 200 euro e si aggiunge agli attuali 72 che ogni immigrato deve pagare per poter restare nel nostro paese. Un'imposta ingiusta perché, secondo i rappresentanti dell'USB, sarebbe come chiedere dei soldi a un calabrese per vivere in Piemonte. Noi riteniamo che è una tassa ingiusta. È come dire a un cittadino qualsiasi che si trova residente in Piemonte, visto che te sei calabrese, che chiedi la carta di identità a Torino, paghi una tassa in più perché sei calabrese, non sei piemontese. Per i manifestanti la tassa di soggiorno è una richiesta razzista che ricorda i tempi dell'apartheid. La richiesta che viene rivolta al governo Monti è di tenere in considerazione la difficoltà economica che in tempi di crisi sta colpendo anche gli immigrati. Gli stranieri, dicono le USB, pagano le tasse e devono essere trattati come tutti gli altri cittadini. Perché spesso viene detto che i migranti non pagano le tasse, è una bugia, una balla, ci sono oltre 7 miliardi e mezzo di contributi dei migranti nelle casse dell'INPS. Questo bisogna spiegarlo ai pensionati, che probabilmente cominceranno anche a dire la lotta dei migranti è la nostra lotta, poiché sono parte di quei fondi che oggi stanno coprendo oggi quelle che riguarda oggi le spese rispetto e riguardo alle pensioni, che riteniamo che è un sacrosanto diritto di chi ha lavorato negli anni precedenti.